La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Bentrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Oggi la nostra finestra si apre sullo sport ferrarese, in particolare su un'icona dello sport ferrarese. Sto parlando di Alessandro Duran, campione del mondo di pugilato, classe 1965, che oggi è qui con noi per raccontare la sua carriera pugilistica. Alessandro, quando inizi a praticare il pugilato? Ho iniziato il pugilato a fine anni 70, 79. Massimiliano era andato in palestra un pochino prima di me, sotto lo sguardo attento del maestro Nando Strozzi, che era stato il maestro di mio padre. Un giorno, andando a vedere Massimiliano, il vecchio Nando mi chiese se anch'io volessi provare. Io dissi sì, il pugilato mi aveva sempre affascinato e così ho cominciato. Il giorno dopo mi sono presentato in palestra e da quel giorno il pugilato è diventato una scelta di vita, è diventato il mio lavoro e tuttora è quello che mi consente poi di lavorare. Ecco, lo dico per i giovanissimi, Alessandro è figlio d'arte, nel senso che il papà Carlos è stato un grande campione e negli anni in cui lui infilò per la prima volta i guantoni era un personaggio famosissimo a Ferrara, molto conosciuto ed apprezzato per le sue vittorie e per le sue gesta sportive. Quindi entri in palestra, che tipo di ambiente trovi nella palestra di pugilato, Alessandro? Ma un ambiente sano, molto semplice. Allora la palestra era la palestra Vigor al Teatro Boldini, che erano due stanze. Entravi in questi locali, c'era una stanza dove c'era una pera, e poi sulla destra mi ricordo una porticina dove c'era lo spogliatoio e l'ufficio del maestro Imo Durelli, che era l'allenatore della Vigor. Poi scendevi con tre gradini, andavi nell'altra sala dove c'era questo ring, un po' la palestra americana, dava l'aria anche della palestra del ghetto, però un ambiente molto sano, affiatato, e che mi ha affascinato. Già, come hai detto tu, essendo figlio di un grande campione, io da bambino sempre andavo a seguire papà in palestra e l'ambiente del pugilato mi ha sempre affascinato, come poi l'ambiente dello sport. È normale che avere un padre campione in una disciplina, il sogno era quello di un giorno di poterlo emulare. Mi ritengo un uomo fortunato perché ho ottenuto grandi risultati con quello che volevo fare. Quando è stato il tuo debutto da dilettante? Lo ricordi, immagino, bene, perché è stata la prima volta che ti sei confrontato con un avversario. È stato, guarda, ti dico anche la data, il 7 marzo del 1980 a Molinella, una serata che venne un diluvio, diluviava, e la cosa impressionante è che allora non ti rendevi conto, a 15 anni non ti rendi conto di niente, era un gioco, era un divertimento, un po' meno per il papà era molto teso, molto preoccupato, perché sapeva benissimo cosa significasse salire sul ring davanti a tanta gente, a tanti giornalisti, c'era una grandissima attesa. Mi ricordo un teatro gremito di persone, si fecero 1500 paganti, una cosa stratosferica, e erano presenti tutte le testate giornalistiche italiane, anche i settimanali, e la RAI che fece un servizio per il telesport. E quindi c'era una grandissima attesa, ma per me era un gioco, un divertimento. Salì sul ring tranquillamente, feci il mio combattimento come in palestra, lo vinsi tranquillamente i punti e da lì avviò la mia carriera pugilistica. Carriera pugilistica che inizia, appunto, come tutti, da dilettante. Quanto tempo dura prima del tuo esordio da professionista, che ricordiamo tutti fu un evento anche mediatico? Dura poco, perché io faccio, allora c'erano i novizi che combattevano con il casco, poi passavi dilettante terza serie, comincio nell'80 e faccio dilettante fino all'83, poi nel luglio dell'83 debutto negli Stati Uniti a Chicago al professionismo. Fu un debutto atipico, completamente diverso da quello degli altri pugili. Come hai detto tu, fu anche un evento mediatico che fece molto scalpore, perché allora si poteva passare professionista in Italia a 21 anni d'età
io ne avevo solo 18. Contro il parere di tutto e tutti, io e il papà andammo a Chicago dai bisnonni materni. Sono stato 40 giorni a Chicago a allenarmi in una palestra tipica americana, dove toccavi davvero la fame. C'erano pugili di tutte le razze, messicani, cubani, portoricani, gente che chiedevi di fare una seduta di sparring, gli dovevi dare i $5, finiti l'allenamento correvano a comprarsi una banana per mangiare. Lì ho capito veramente cosa volesse dire la fame, e questo mi ha aiutato molto per diventare mentalmente un pugile. Questo tuo esordio, ovviamente ricordi chi era il tuo avversario? Il mio avversario è stato un messicano, Victor Perez, un avversario che era molto alto, perché già ero alto io per la categoria e lui addirittura era 1,85, picchiava veramente forte, perché fu la prima volta che uscì segnato da un combattimento. Soffrì anche, perché alla terza ripresa, ero messo sulle quattro riprese, soffrì la sua velocità, la sua lunghezza delle braccia, e lì credo di aver dimostrato di avere il carattere per poter tentare di diventare un pugile. Andai all'angolo e gli disse al papà: guarda che questo mi ha rotto il naso perché non respiro bene. E lui a quel punto intervenne soprattutto giocò sulla psicologia, e mi disse una frase che mi diede la forza di andare avanti: pensa, in Italia la mamma e Massimiliano che stanno aspettando la nostra telefonata contenti. Quindi alla quarta ripresa mi sono alzato dallo sgabello, ho buttato dentro il ring tutta la mia tecnica pugilistica, l'orgoglio, il cuore per vincere l'incontro. È stata una grandissima soddisfazione. Neanche quando sono diventato campione del mondo ho avuto una soddisfazione del genere. Quindi un battesimo con la box professionale sotto tutti gli aspetti molto emozionante, come ci hai detto. Poi il ritorno in Italia, e a quel punto come prosegue la tua carriera? Perché poi in Italia tu dovresti subire una squalifica. Sì, ritorno in Italia, un ritorno trionfale, perché fu l'unica volta che ebbi i giornalisti all'aeroporto alla Malpensa. C'erano giornalisti della Gazzetta dello Sport, i fotoreporter che mi aspettavano, che non è mai successo neanche quando sono diventato campione d'Europa e campione del mondo, per dire l'importanza di un debutto, di un figlio d'arte, di un grande campione che aveva un grosso nome. E dopo c'è stata la sorpresa della Federazione Pugilistica Italiana, che mi bastonò, pagai di più dei giocatori che furono coinvolti nel calcio scommesse, e allora mi diedero 18 mesi di squalifica. Li ho fatti tutti quanti, non ho mai abbandonato la palestra, e a 20 anni il papà trovò un'intesa con la federazione, con l'allora vicepresidente Gianni Grisoria. Tornai sul ring a Ferrara il 25 ottobre dell'85 e debuttai in Italia come professionista, e da lì iniziò la mia vera carriera. Dopo quanti match diventasti campione italiano? Feci il titolo italiano dopo 17 match vinti, e al 18° match contro Biagio Zurlo, un avversario molto valido, un amico, un match che secondo me a distanza di 30 anni non avevo assolutamente perso. Mi diedero perso con verdetto di split decision. Pagai probabilmente l'inesperienza, perché avevo 18 match da professionista, ma io non avevo avevo 9 match dilettante. Comunque quella sconfitta mi fece capire tante cose. Dopo diventai campione d'Italia l'anno dopo, battendo qua a Ferrara in un derby infuocato Paolo Pesci, con il Palasport pieno. Lui era di Bologna, è di Bologna, nato a Poggio Renatico. Un derby che fece parlare non solo Ferrara, ma tutta l'Emilia Romagna, che interessò tutta l'Italia pugilistica. Vinsi per squalifica alla 10ª ripresa, mentre ero in vantaggio ai punti. Quanto tempo hai tenuto il titolo italiano prima di fare il salto verso l'europeo? Ma dopo ho fatto il titolo italiano, feci una difesa anche lì, che se ne parlò tantissimo, a Marsala, con Antonino Marino, un avversario molto valido, in un Palasport gremito, perché era l'inaugurazione del nuovo Palasport di Marsala, con 4.000 persone dentro, un clima infuocato, tifosi caldissimi. Vinsi ai punti dopo una battaglia terribile. Tu pensa che mi diedero 50 punti per ricucirmi uno zigomo che mi ero tagliato, e 2 tagli al sopracciglio. Vinsi ai punti in 12 riprese. Dopo fece la rivincita con Pesci in aprile qua a Ferrara, e quello è stato il rammarico della mia carriera, perché un combattimento che persi per uno schiaffo io, uno schiaffo te, un match molto
tattico, ma è un match che io mentalmente quella sera non ho combattuto, non sono salito sul ring e ero svuotato. Probabilmente le polemiche che ci furono dopo il match di Marsala, ci fu un'inchiesta perché dissero che saltò fuori su tutti i giornali in prima pagina che il papà avesse minacciato il medico di morte se non faceva proseguire l'incontro, tutte cose assolutamente false. E si fece un'indagine, chiamarono l'arbitro, il medico, il papà venne assolto assolutamente, però io pagai quella cosa lì e quel match l'ho persi malamente. Quello è l'unico match che ho rammarico nella mia carriera, che so di non avere combattuto e sono salito mentalmente vuoto, però anche quella sconfitta mi fece soffrire tantissimo perché lì andai davvero a un bivio. Però fu anche la svolta della mia carriera, perché quando uscimmo dal palazzo dello sport e salimmo in macchina, guardai il papà, io ho finito di fare il pugile stasera, e lui con grandissima calma, tranquillità, mi ha detto: Alessandro, tu fai quello che vuoi, però sbagli, tu sei un campione, un grande campione che non creda in se stesso, il giorno che ti convincerai diventerai campione del mondo. Quella frase lì mi è entrata nelle orecchie, mi ha dato la forza per andare avanti, soprattutto dopo la scomparsa del papà, e quella che è stata la colonna sonora che mi ha accompagnato per tutta la carriera. Quindi dopo questa, diciamo, decisione importante, che grazie a tuo padre ti fa rimanere in questo ambiente che poi ti ha dato tantissime soddisfazioni, ovviamente per merito tuo, però insomma tuo padre in quel momento è stata la forza psicologica che ti ha determinato ad andare avanti. Sì, è stata la forza, mi ha dato la tranquillità, nonostante la sofferenza, perché ho partito da aprile a luglio quando rientro sul ring. La mia fortuna fu andare a Bogliasco con Massimiliano, quando lui doveva fare il mondiale, e io l'accompagnai, gli stette vicino, e lì mi ritrovai lontano dal mio ambiente, lontano da tutti, lontano dalla famiglia, e giorno dopo giorno ritrovai me stesso, trovai convinzione, fiducia, cattiveria. Mi ricordo che la svolta fu un giorno, ci allenavamo alle 2 del pomeriggio, mi alzai dal letto a 1, alle 13, e quella mattina lì mi alzai dopo essermi riposato e dissi: da oggi basta, sul ring, anche in allenamento, o salto io o saltano gli altri, non posso più venire a casa che ho male alla mandibola, che ho male agli occhi, che ho male, perché gli altri, anche se sono forti, perché facevo guanti con dei campioni, ma io non ero inferiore a loro, lo sapevo che tecnicamente. E quel giorno andai in palestra con una cattiveria diversa e incominciai a dare botte, a impegnare tutti quanti, e da lì mentalmente diventai un pugile. Dopo questo episodio di te che accompagni tuo fratello per il match del mondiale con De Leon, tu appunto scopri questa forza interiore, e la tua carriera come prosegue? Prosegue che faccio vari match sulle 6-8 riprese, poi vengo nominato sfidante ufficiale nuovamente del titolo italiano. Intanto c'è una trattativa per fare l'europeo con Patrizio Oliva, che è diventato campione d'Europa, e purtroppo arriva quella fatidica data del 2 gennaio del 91 che il papà con uno schianto in auto muore, e lì fu un momento delicatissimo della carriera mia e di Massimiliano. Lì davvero poteva finire una carriera, e invece incominciò la mia carriera, e sempre con quella frase: se credi in te stesso diventerai campione del mondo. La mia carriera prosegue, faccio altri match sulle 8 riprese in preparazione al titolo italiano, poi finalmente arriva il 10 luglio del 91 a Occhiobello all'allora Hotel Savonarola dell'amico Piccinini, che organizza questo titolo italiano all'aperto. Batto chiaramente nettamente i punti l'allora campione e detentore Marco Cipollino, riconquisto il titolo italiano, poi lo difendo varie volte, finalmente mi arriva l'occasione internazionale, l'occasione di fare il mondiale a Belfast con Eamon Logran a gennaio, un picchiatore irlandese terribile che aveva quasi tutte vittorie prima del limite, che in Irlanda era un grande idolo. Vado a Belfast senza un briciolo di credibilità internazionale anche per gli esperti italiani, invece faccio un grandissimo combattimento, anche lì mi diedero la sconfitta unanime ai punti, margine di punti troppo largo, 5 punti, anzi secondo me era un match che avevo vinto, perché Barry McKeegan, che era stato un grandissimo campione irlandese che commentava l'incontro, alla fine dell'incontro per la televisione irlandese aveva un punto avanti per me, mi diedero 5 dietro, però da lì feci capire che anche a livello internazionale potevo fare qualcosa.
poi vado avanti, perdo questo mondiale, so però sono il numero uno in Europa, sfidante ufficiale. Prima di fare il mondiale mi assicuro dall'ente europeo che in tutti i casi io mantenessi, al di là dell'esito dell'incontro, la qualifica di sfidante ufficiale. Vado a Glasgow con Gary Jacobs, numero uno del torneo mondiale della WBC, che era allora campione, a sfidarlo, e lì purtroppo all'ottava ripresa prendo un gancio che mi prende alla mascella, alla mandibola, e mi mette per terra, perdo prima del limite. Altro periodo difficile, perché dopo aver perso il mondiale, l'europeo, ricomincio da dove avevo iniziato, dal titolo italiano, con grande umiltà, e dopo 8 mesi riprendo il titolo italiano e ricomincio la carriera. Hai parlato di una sconfitta prima del limite. Quanto segna psicologicamente questo tipo di sconfitta? Perché arriva in un attimo una situazione di questo tipo, e ovviamente quando il pugile non se l'aspetta, chiaramente. Sì, assolutamente, è un campione, un pugile che crede davvero di essere un campione, non pensa mai di, non solo di perdere prima del limite, non penserà mai di perdere. Lì purtroppo è stato un match in tutto in salita, perché alla terza ripresa vado 2 volte al tappeto, perché mi porto un gancio che mi passa sopra alla spalla, mi colpisce la nuca, prende il cervello, mi prende l'equilibrio, le gambe, mi rialzo, lo stesso colpo mi riprende, non avevo ancora recuperato, mi mette per terra. A quel punto si pensa un match a senso unico. Invece da quel momento vinco tutte le riprese, arriviamo alla 7ª ripresa che abbiamo, che lui, nonostante 2 atterramenti, io ho perso 4 punti con quei 2 atterramenti, abbiamo 1 punto di differenza sui cartellini, quindi è un match che avevo riagguantato. Purtroppo arriva questo pugno che non vedo assolutamente, mi colpisce e come nei film ti gira la testa, cadi per terra, senti tutto ovattato, senti il conteggio dell'arbitro, 1, 2, e al 2 riprendo lucidità, gli dico porca miseria, sono andato per terra, mi rialzo, ma mi porto a contare fino a 10.000, le gambe erano tagliate completamente. In quel momento ti passa tutto, l'immagine della carriera, i sogni che hai, che svaniscono. Però nello stesso momento pensi già al futuro, pensi già a prenderti la rivincita. Ha vinto lui, è stato più bravo, hai perso tu, che hai commesso sicuramente degli errori, dovrai andare in palestra a lavorare per non commetterli più questi errori. E quindi dopo questo episodio, come dicevi, ritorni dal titolo italiano e prosegui andando comunque in crescendo. Ritorno al titolo italiano, rivinco il titolo italiano con Sergio Assermi, lo difendo varie volte. C'è la difesa ufficiale da fare al Vignano contro un bel pugile, Adriano Freda, pugile che aveva una grande carriera dilettantistica, pochi match a professionista, era un match scontato per gli addetti ai lavori. Invece io sapevo che era un match difficile, sarebbe stato un match difficile. Anche lì numero uno della graduatoria europea, a un certo punto all'11ª ripresa, quando il titolo italiano era ancora sulle 12 riprese, in netto vantaggio di punti, mi ferisco a un'arcata sopraccigliare e l'arbitro chiama il medico, e il medico interrompe il combattimento. Allora si perdeva per intervento medico, una delusione enorme, e lì va sempre il discorso di saper valutare, oltre parte che non era pericolosa la ferita, perché la salvaguardia fisica e l'incolumità fisica dell'atleta deve essere messa al primo posto, però devi anche salvaguardare la carriera sportiva e il lato economico dell'atleta. In quel momento mi fermano, perdo l'incontro, perdo la qualifica di sfidante ufficiale, la federazione dà rivincita immediata, rivincita che facciamo a gennaio qua a Ferrara in un palasport gremito, un pubblico straordinario per un titolo italiano, 3.000 persone, rivinco il titolo italiano, lo difendo altre 2 volte mi sembra, e finalmente ho l'opportunità di fare in Italia il mondiale di una sigla che era da poco arrivata in Italia, la WBU. Il campione era Gary Murray, un sudafricano, un match che si cercò in tutti i modi di fare a Ferrara e non si fece per motivi economici, non si raggiunse la cifra necessaria per poterlo fare, e lo fece in una piazza prestigiosa, Sanremo, al Palafiori, un match che andò in America, in Sudafrica, in Italia, con Gary Murray che era nettamente favorito, invece riuscì a batterlo per squalifica alla 5ª ripresa e finalmente diventai campione del mondo.
Tu oggi fai il commentatore televisivo, l'hai fatto per tantissime reti e ultimamente lo fai con il grande circuito sportivo DAZN. Si fa da qualche anno che si va a fare visita, o meglio le televisioni naturalmente entrano a fare visita al pugile nel momento in cui si scalda prima di entrare e fare un match che nel caso di un titolo mondiale è un match ovviamente di grande importanza. Qual è lo stato d'animo di un pugile in quel momento, quando ci si riscalda prima di salire sul ring, che si sente all'esterno che c'è la gente che urla per i match di contorno? Come ci si sente? A cosa si pensa in quel momento lì? Ma dipende dal carattere dell'atleta, non tutti siamo uguali, l'approccio al combattimento è diverso per ogni atleta. Io avevo, a 10 giorni al combattimento, avevo 2 o 3 giorni che era meglio che tutti mi girassero alla larga, perché diventavo nervoso, perché avevo la fatica di mesi di allenamento, l'avvicinarsi del combattimento, quindi la tensione dell'incontro, il pensiero di rientrare nel limite della categoria, anche se non ho mai avuto problemi per fare il peso. Poi quando entravo nella settimana dell'incontro mi mettevo molto tranquillo. A quel punto l'unico pensiero era vincere, non avevo altro pensiero. Il giorno del combattimento, senza accorgermene, dovevo cambiare 4 magliette perché erano inzuppate di sudore, la tensione nervosa. Però quando arrivavano le 6 del pomeriggio, che preparavo la mia borsa per andare al Palazzo dello Sport, mi mettevo molto tranquillo. E poi quando entravo nel Palazzo dello Sport, andavo nello spogliatoio, era come se entrassi nel salotto di casa mia. Ero molto sereno, molto tranquillo, determinato, concentrato, ma l'unico pensiero era la vittoria, vincere. E il momento in cui si sale sul ring e quindi si entra, si sente l'urlo della folla e si percepisce l'importanza del momento, come lo vivevi? Beh, sono attimi che in quel momento non te ne rendi neanche conto. Però quando ci pensi dopo, a distanza di tanti anni, dici: porca miseria, sono passato davanti a 8.000 persone che urlavano il tuo nome, che ti volevano toccare, che ti incitavano, è molto emozionante. Però tu in quel momento sei talmente concentrato che pensi a te, all'avversario e, come ho detto, a vincere. Perché io sapevo che se vincevo portavo, oltre alla gloria sportiva, a me la soddisfazione enorme, ma portavo benessere alla mia famiglia, perché con la vittoria avrei avuto un altro ingaggio, sarebbe aumentato le mie quotazioni, aumentava la borsa. Era il mio lavoro, e il mio lavoro, io dico, ho sempre detto, non sento la difficoltà del lavoro oggi nella società attuale, perché io sono sempre stato un precario del lavoro. Se vincevo avevo un ingaggio, se perdevo non sapevo che futuro avevo. E questo mi ha aiutato molto anche nella vita normale, trovare la determinazione, la convinzione. Non mi sono mai preoccupato per il domani, pensavo all'oggi, che dovevo lavorare oggi per stare bene domani. Restando sempre un attimo sul ring, visto che siamo arrivati al momento in cui diventi campione del mondo, cosa prova il pugile quando al termine di un incontro equilibrato, e sono convinto che gli atleti che lo combattono sono i primi che si rendono conto di essere in un contesto del genere, quindi in un incontro che può essere vinto o perso, nel momento in cui si è di fianco all'arbitro e si attende che alzi la mano del vincitore, cosa passa per la mente in quel momento di un pugile? Soprattutto, dicevo, in un momento in cui l'incontro tu sai che magari può essere vinto. Sì, quando ci sono match equilibrati sei molto preoccupato, teso, e cerchi gli sguardi della gente a bordo ring, del commissario di riunione. Se combatti in casa e lo speaker lo conosci, allora cerchi il suo sguardo prima ancora che dia il verdetto per cercare di capire qualcosa. A meno che tu non hai vinto chiaramente i punti e sai che hai vinto, ma ci sono match che sono veramente in equilibrio e possono essere interpretati in qualsiasi maniera. Guardi l'arbitro, cerchi, l'arbitro non ti dice niente, ti prende la mano e senti, cerchi di capire dalla stretta della mano se te la stringe forte, come dire, hai vinto. E ci sono stati dei verdetti tipo Belfast, tipo Bari con Piccirillo, che sono stati match molto equilibrati, che mi hanno dato sconfitta ai punti. Non è stata una mazzata, perché ho dato tutto quello che avevo da dare, quindi ero molto tranquillo e sereno. Però è sempre un dispiacere, la sconfitta è un grosso dolore per un atleta.
Da campione del mondo, a quel punto la tua carriera, come hai detto tu giustamente, prende una svolta decisamente positiva e quindi come atleta ovviamente hai una platea mondiale, ma anche le prospettive economiche, quindi questo, ci dicevi tu prima, è una soddisfazione anche personale, perché per la propria famiglia si può fare qualche cosa di più. Come è proceduta la tua carriera dopo questa vittoria del titolo mondiale WBU? Dopo è proceduta come deve procedere la carriera di un atleta che diventa campione del mondo, fare la difesa del mondiale. Allora io faccio questo match contro il sudafricano Marri a Sanremo. Per fare il match sono costretto a firmare un'opzione di contratto con i sudafricani, che devo fare 3 difese contro i sudafricani, le prime 3. Gli avversari dovrebbero essere a scelta, in una lista che mi danno, e mi impongono invece la rivincita immediata con Gary Murray. E a me andava benissimo, perché io sapevo che tecnicamente io ero nettamente superiore a Murray. E finalmente si fa la difesa a Ferrara, il sogno, quello che aveva sempre sognato mio padre. C'era già riuscito con Massimiliano, con Bambà, anni prima, e finalmente anch'io riesco a fare il mondiale a Ferrara, al Palasport Gremito, 52 milioni di incasso allora. Portare gente al Palasport era difficile, perché allora andava in televisione, in chiaro, quindi la gente lo guardava gratis in televisione. E portare 3.000 persone per un incasso di 52 milioni di lire fu un'altra grande vittoria, perché vuol dire che finalmente ero entrato nel cuore dei cittadini ferraresi. E anche lì feci un bellissimo combattimento, vinsi 6 punti, poi mi imposero Peter Malinga, un altro campione sudafricano, un uomo pericolosissimo, presente in tutti gli inti mondiali nei primi 10 posti. Questo match si fa a luglio a Palma di Montechiaro. Un match che mi rovina il viaggio di nozze, perché avevo programmato la data del matrimonio dopo l'incontro. Invece, come succedeva spessissimo, viene rinviato l'incontro un mese dopo, quindi certo non rinvio il matrimonio, mi sposo, il giorno del matrimonio sono andato a correre, a mia moglie in viaggio di nozze la porto 2 giorni in Umbria, 2 giorni a Roma, e ce ne torniamo indietro perché devo andare in palestra. E dico, bene, si fa in Sicilia il combattimento, facciamo il viaggio di nozze in Sicilia. Dopo il combattimento ci fermiamo una settimana in Sicilia, e purtroppo lì viene il patatrac, un verdetto assurdo. In uno scambio, mentre io ero alle corde, l'arbitro chiama lo stop, si butta in mezzo per dividere me e Malinga, mi prende le braccia, mi trattiene. Lui, l'avversario, mi porta un gancio largo che passa dietro l'arbitro, io non lo vedo assolutamente, mi colpisce alla mandibola, non cado per terra perché ci sono le corde. Quando l'arbitro chiama la box, vado automaticamente al centro del quadrato, lui mi allunga un braccio, mi prende la testa, cado per terra e non me ne alzo, perché capisco che c'è qualcosa che non quadra, di irregolare, anche dalla reazione del pubblico, perché si combatteva nella piazza cattedrale di Palma di Montechiaro, c'erano 8.000 persone, vedo queste 8.000 persone inviperite contro l'arbitro. Purtroppo viene dato la sconfitta prima del limite, poi dopo, quando vado ai microfoni di Mario Mattioli alla RAI, mi fa vedere l'episodio, dico, adesso ho capito, mi hanno picchiato in 2. Perdo il mondiale, poi facciamo un ricorso, viene accettato, si fa la rivincita sempre a Ferrara ritorno campione del mondo. Poi faccio una difesa, 2 difese del mondiale più chiacchierato degli ultimi 30 anni fatti in Italia con Michele Piccirillo. Derby italiano, dopo 30 anni di benvenuti Mazzinghi, viene enfatizzato molto questo evento, appuntamento con la storia, dopo benvenuti Mazzinghi, anche lì fu molto pesante, perché un grande battaglia pubblicitario, andammo a Domenica Inc, condotta da Fabrizio Frizzi, a Roma, negli studi per presenziare l'incontro, io e Piccirillo in smoking, benvenuti Mazzinghi ospiti, per questo paragone, un match molto sentito, chiacchierato, e io dissi la verità a Piccirillo: tu mi devi ringraziare perché ti regalerò una giornata di notorietà, perché lui era un grande campione, un grande pugile sottovalutato, perché anche finita la carriera era un pugile che valeva veramente tanto, ma non è mai stato un personaggio, e quindi anche quel incontro era tutto sulle mie spalle a livello mediatico, sul mio cognome. Vinse lui per capo tecnico alla quinta ripresa, mai avrei immaginato di perdere quel combattimento. Io commisi un errore di valutazione, un eccesso di confidenza, e per un uomo della mia esperienza fu un errore imperdonabile, lo pagai a caro prezzo.
andai per terra, mi contarono e poi gettarono l'asciugamano per interrompere il combattimento, ma il mio pensiero era già rivolto alla rivincita. Io sapevo che c'era un contratto che mi doveva dare la rivincita entro 6 mesi. Rivincita che si fece a Bari, a casa sua, match che era tutto diverso dal primo, perché io sapevo, andando a Bari con la sua organizzazione che era la mia, ma io avevo litigato con questa organizzazione qua, e da Spagnoli ero passato a Salvatore Cherchi proprio alla vigilia del match con Piccirillo Catania. L'ente mondiale che era in mano a Spagnoli, quindi l'ente mondiale era loro, e il pubblico a Bari combatteva in casa. Io sapevo benissimo che se non avessi vinto prima del limite quel match non avrei mai vinto, tanto che Cherchi arrivò il sabato prima dell'incontro a Ferrara a sorpresa e negli spogliatoi dopo l'allenamento mi disse: Alessandro, ti faccio una proposta, rinunciamo ad andare a Bari e ti porto l'Europeo a Ferrara. E io mi mise a ridere, guarda, faccio Salvatore, non hai capito niente, io ritorno del campione del mondo a Bari, voglio andare a Bari. Lui ha detto benissimo, siamo andati a Bari, un match straordinario, bellissimo, e mi dietro perso, però tutti si accorsero che il mio funerale non era stato celebrato quel giorno. Dopo questa seconda sfida mondiale con Piccirillo torni a Ferrara e con grande carattere come sempre riprendi la tua attività. Quali sono le strade che ti si presentano a questo punto della tua carriera? Ho due strade da percorrere. Posso fare il mondiale in Germania della WBO o fare l'europeo in Italia. Cherchi mi chiede cosa vuoi fare e dico: guarda, il mondiale l'ho conquistato, anche se nella sigla meno prestigiosa, ma nella giungla delle sigle non ha più importanza, la sigla ha importanza, il valore. Io ho fatto mondiali veri con Mari, con Malinga, con Piccirillo, tutti uomini che erano nella graduatoria mondiale di tutti gli enti, e dico: voglio tentare di conquistare l'unico titolo che mi manca, l'europeo. Il campione allora era Maxim Nesterenko, un russo che era numero 2 della graduatoria mondiale, imbattuto, fortissimo, che vinceva sempre prima del limite. Anche lì parto nettamente sfavorito, tutti pensano che sia l'ultimo combattimento che andrò a fare, e invece faccio un grandissimo combattimento, batto nettamente i punti in Nesterenko, divento anche campione dell'Europa, una soddisfazione enorme. Prendere il titolo che aveva fatto grande mio padre è stata una gioia immensa. Alessandro, come descriveresti il pugile Alessandro Duran? Se adesso tu vedessi il giovane Alessandro che combatte, da oggi commentatore televisivo, cosa diresti di te stesso? Beh, sul ring? Io penso con tutta sincerità, anch'io come Piccirillo penso di essere stato un pugile sottovalutato per quello che ho fatto. Io ho fatto 20 anni di carriera professionistica, ho disputato 17 titoli italiani, e vincere un titolo e mantenerlo per tanti anni non è mai facile, anche perché allora la concorrenza era alta. Ho fatto 7 campionati del mondo, 9 campionati d'Europa, 33 match titolati. Ho sempre rifiutato di fare titoli internazionali perché non mi interessavano, non li ritenevo all'altezza. Credo di essere stato un pugile, un grande tecnico, un pugile che faceva della difesa la sua arma migliore, era un pugile che bossava di rimessa. Poi ho dovuto imparare anche ad andare alla battaglia per vincere, prendermi tutti i rischi necessari, e l'ho imparato a fare. A un certo punto della carriera tutti dicevano: questo è un grande guerriero, ma io non ero un guerriero, ero un pugile che credo di aver dimostrato di saper fare il pugilato. Poi se dovevo fare la battaglia per vincere, accettavo ben volentieri la battaglia. A quanti anni conquisti l'europeo, Alessandro? A 34. Tieni presente che allora a 35 anni toglievano la tessera. 34 divento campione d'Europa, finito il combattimento con Nesterenko, altra polemica con la federazione, con i regolamenti. Dico a Mario Mattioli: è ora di cambiare la mentalità che c'è qua in Italia, è ora di finirla di guardare all'anagrafe degli atleti, ma al valore sportivo e atletico della persona, perché anche se uno perde ma è competitivo, perché gli devi togliere la tessera? C'è certa gente che anche se ha 18 anni, 20 anni non devono assolutamente salire, non dovrebbero salire assolutamente. E la federazione e il ministero della sanità cambiano il regolamento, mettono il limite a 40 anni, quindi ho altri 5 anni di margine per andare avanti con la mia carriera, e dopo faccio altre difese. Un'altra grande soddisfazione quando faccio l'europeo a Ponte Rodoni, una frazione di Bondeno di credo 600 abitanti,
che ospita un campionato d'Europa che va in diretta Rai, tanto che a volte con l'assessore di allora dello sport Alessandro Bratti, che è un amico, dice: a Pontero dove sei andato? Se voi non avete dato il contributo, il comune di Ferrara quel giorno, quella volta non diede il contributo, Ponte Rodone diede il contributo, sono stato ben felice di andare a Ponte Rodone al Palacinghiale, esaurito in prevendita, perché era un evento storico. E io penso ogni tanto, quando vanno, si guarda il curriculum dei titoli europei del pugilato della categoria di peso welter, che vedi Londra, Parigi, Roma, Ponte Rodone, è una soddisfazione enorme. E dopo addirittura ho fatto un'altra difesa a Ponte Rodone. Come dicono gli americani, hai scritto il nome di Ponte Rodoni sulle mappe. Loro dicono che quando i paesi sono molto piccoli, nessuno li conosce, e dice: questo evento ha scritto sulle mappe il nome di questo paese. Quindi tu hai dato a Ponte Rodoni un'identità e l'hai scritto sulle mappe. Sì, ma è stata una soddisfazione enorme per la partecipazione straordinaria del tutta la gente che partecipava a Bondeno, alla tabaccheria che aveva la prevendita, esaurì i biglietti in un giorno. Ci fu un entusiasmo straordinario, cosa che Ferrara ha sempre avuto un grande pubblico, perché non scordiamoci la difesa del titolo europeo in Piazza Trieste, che è stata la mia grande soddisfazione, una mia grandissima rivincita. Portare 8.000 persone in piazza nel cuore della città a vedere un incontro. E anche lì, a distanza di tanti anni, mi sono reso conto che quelle 8.000 persone erano venute proprio per me, perché dai 2.000 delle 9 della sera, 4.000, e poi diventano 8.000 alle 11 quando io salgo sul ring, e quelle 8.000 rimangono incollate nella piazza fino alla fine dell'incontro, quindi erano venute per sostenermi, ed è stata una gioia immensa. Quindi abbiamo detto: porti un evento sportivo di livello europeo a Ponte Rodoni. Come andò quell'incontro, Alessandro? Andò che anche lì persi per intervento medico, tanto per cambiare, perché tante delle mie sconfitte sono per ferita, tanto che subito dopo, se si guarda il mio record, c'è una rivincita immediata. Non viene mai data, in rarissimi casi. Va detto una cosa per gli amici che magari non seguono il pugilato, che adesso il regolamento è cambiato, per cui diverse delle sconfitte di Alessandro che ha patito per intervento medico oggi potrebbero essere vittorie, perché oggi, nel momento in cui il medico ferma il combattimento, vengono letti i cartellini e il pugile che in quel momento è in vantaggio è vincitore. Quindi probabilmente diversi incontri che tu trovi nel tuo curriculum come persi per intervento medico potrebbero essere vinti ai punti. È proprio così. Perdo per ferita, perdo anche l'occasione del mondiale americano, perché nella notte, quella sera, Salvatore Cherchi, il mio manager, riceve un'offerta dall'America per incontrare Felix Trinidad, un grandissimo del pugilato, per una borsa di $1 milione. Ci vuole fortuna anche nella vita. E purtroppo il medico ferma il combattimento. In quel momento lì io pensavo anche a quel milione di dollari che la siamo. Purtroppo è andata così, e dopo viene data la rivincita che faccio a Ferrara, stravinco questa rivincita con Andrea Pester, il numero uno della categoria mondiale, match che viene premiato come miglior match europeo dell'anno. Dopo faccio varie difese, vado a Copenaghen per la cifra più alta dei pesi welter per un titolo europeo, detengo anche quel record, anche lì viene data una sconfitta a split decision, rivincita immediata, rivinco il mondiale, Damgaard danese non viene in Italia, la rifà con Nesterenko a Bologna, vinco l'europeo, poi vado a Tisted a fare una difesa volontaria con Christian Blatt, che è un danese, dopo che era saltato il match in Germania. Arrivo al match cotto, perdo per split decision. A quel punto sono veramente al bivio della carriera, a 37 anni, parlo con Kerk e dico: se ho un'altra opportunità di un mondiale o un europeo, proseguo la carriera, altrimenti gli altri match non mi interessano assolutamente. Dopo 6 mesi di attesa, Kerk mi telefona e mi dice che c'è la possibilità di fare l'europeo. Faccio un match di rientro, lo faccio a Fiume in Croazia, e lo vinco i punti. Dopo 20 giorni devo andare in Germania a fare l'europeo, i tedeschi cambiano di nuovo le carte in tavola, non fanno l'europeo contro di me perché mi ritengono un avversario ancora troppo pericoloso per una difesa volontaria, seguono un altro avversario. A quel punto decido di abbandonare la carriera. Dopo 20 anni di carriera credevo che fosse giusto dire basta, non avevo più voglia di mettermi in gioco e anche di farmi prendere in giro, perché credevo e credo, con quel che ho fatto per il pugilato, che meritavo altro rispetto. E quindi decisi a caldo,
convocai una conferenza stampa che la feci all'Hotel Carlton, dove facevo il peso, le conferenze stampa prima dei combattimenti, e annunciai il ritiro. E feci una promessa: non mi vedrete mai più con dei guantoni alla mano sul ring. E così è stato, anche se dopo, subito dopo, ricevetti l'offerta di fare il titolo europeo. Che però rifiutasti. Rifiutai. Però tu hai un legame con la box deciso addirittura proprio dalla tua discendenza e sei rimasto a tutti gli effetti nel mondo del pugilato, perché come pugile ancora oggi vieni chiamato per degli stage dove tu insegni ai giovani appunto le tecniche e le tattiche pugilistiche. Sei un commentatore televisivo ormai di lunga esperienza, perché da oltre 10 anni hai presenziato da Italia 1 a Sky, attualmente dicevamo sei su DAZN. Col pugilato hai vissuto a braccetto praticamente tutta la vita. Io al pugilato dovrò essere grato sempre. Ho dedicato gli anni della mia gioventù e ho sacrificato tutto per il pugilato, ma sono stato ricambiato. Tutto quello che sto facendo adesso è grazie a quello che ho dimostrato nel passato, perché quando hai una credibilità, sei una persona seria, può darsi che dopo ti arrivano anche, finita la carriera, delle offerte. Devi saperle sfruttare bene, giocartele bene. E così è stato. Come hai detto tu, ho fatto il commentatore televisivo in varie emittenti, adesso sono su DAZN e commento grandissimi combattimenti. Anche come commentatore posso dire di detenere dei record, perché ho avuto la fortuna di essere il commentatore del match Mayweather-Pacquiao, che è stato il match più pagato della storia, 420 milioni di dollari. Ho commentato Anthony Joshua con 90.000 persone dentro lo stadio di Wembley. Faccio quello che mi piace e sono anche pagato, pensa che fortuna che ho. Benissimo, su queste parole di Alessandro Duran chiudiamo il programma di oggi. Ringrazio Alessandro che ci ha raccontato anche qualche retroscena della sua lunga carriera di pugile iridato. Ringrazio tutti voi per averci seguito fino qui e l'appuntamento è alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.